La sera del 18 gennaio 2024 sono in treno, io e il mio quadro, avanti e indietro da Milano ad Esenzano a portare quadri per poi se la farò la mostra di pittura a Venezia, all'Accademia Artistica, la Biennale denominata così. Eppure guardatelo bene questo quadro. Non è male, non è male per il fatto che c'è un certo movimento. È intitolato. È intitolato come lo intitolo? I tulipani e la gente. I tulipani e la gente. Si può dire un titolo così, ma vedete qua c'è anche un certo senso tenebroso, ma c'è anche un senso di felicità, due cose assieme che sussistono nella mia vita contemporaneamente, di angoscia e di paura e di felicità. Ma devo dire che vedere un prato grande, tutto in fiore, bellissimo. Se non scopri un pezzo di terreno piccolo, marcio, non puoi capire ciò che sia il bello. E così l'armonia dell'essere vitale nasconde in se stesso la bellezza. Quando capisce che c'è qualcosa di negativo, di brutto, allora identifichi l'altro sentimento. Mi sono spiegato? E un applauso a questo mio quadro, non a me stesso, ma al senso vitale, che c'è il bello e una parte anche il brutto, purtroppo sussiste, ma quest'ultimo sussiste appunto per far capire che esiste anche il bello, due cose che vivono in simbiosi nell'essere umano, come Aldo che viaggia sempre in treno, capisce le varie circostanze ed emozioni delle diverse città. Località dove io sto andando. Io e il quadro stasera arriviamo a Desenzano, Lago di Garda, dove c'ho una villa in affitto incomodato e penso di rimanere, come ha detto il mio amico Luigi Di Rò. Ascolto lui, posso rimanere in quella villa. Certo che abitare lì è la zona dei VIP, non sono abituato, però ci proverò.